Secondo Forum Nazionale della Scuola del Popolo, che ha scelto L'Aquila come sede in una due giorni iniziata ieri, occasione per illustrare i progetti futuri previsti per la provincia dell'Aquila, la CGIL in tutte le sue componenti ha raccolto nell'auditorium del Gran Sasso Science Institute. I progetti della Scuola del Popolo, progetto nato da diverso tempo proprio grazie al sindacato, saranno due in particolare, riservati ai braccianti migranti che lavorano nel Fucino. Questi nuovi progetti in realtà sono due, uno è Fly Include che prevede l'utilizzo di una delle modalità della Scuola del Popolo che appunto sono le pillole, cioè dei piccoli video che trasmettono delle indicazioni, sono piccole lezioni in pillole appunto, che saranno organizzati, elaborati, organizzati e trasmessi cercando di raggiungere il più possibile tutti i braccianti agricoli che lavorano soprattutto nel Fucino per quanto riguarda la nostra provincia e con i quali la CGIL già da molti mesi sta creando un rapporto di rappresentanza, e l'altro progetto sarà l'apertura di punti di accoglienza e di inclusione, cosiddetti PAI, che saranno appunto dei punti fisici di aggregazione, di inclusione e di socialità pensati al momento proprio per rappresentare ancora al meglio i braccianti del Fucino, che fino a poco fa erano definiti invisibili e che adesso, anche grazie al grande lavoro della CGIL, stanno avendo voce. E poi siamo aperti, oltre diciamo, questo primo step con i braccianti del Fucino, pensiamo a creare altri punti di accoglienza laddove rileviamo delle difficoltà di tipo sociale.